Buongiorno a tutti, allora io mi presento, mi chiamo Atanasi Marco, sono un insegnante e sì, mi muovo tanto, dico subito perché non sono abituato a star fermo. Allora, sono un insegnante di scuola elementare e sono anche un collaboratore presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Lavoro con insomma, un personaggio che è abbastanza noto per la pedagogia speciale, che è Andrea Canevaro. Quindi insieme abbiamo fatto molti progetti, in particolare però lavoro con il professor José Chade, che si occupa di disabilità, in particolare nel Salvador e diciamo all'Università di Buenos Aires. Abbiamo insieme alle insegnanti che sono Elena Elmi e Anna Albertini, che è lì. Allora, Elena Elmi è l'insegnante di classe, in realtà che insieme all'insegnante di sostegno Anna hanno portato avanti questo percorso con Andrea. Perché il mio intervento e non lascio la parola direttamente a loro? Perché l'università si è occupata di questo percorso. Abbiamo cercato insieme in collaborazione con gli insegnanti, di capire quale potevano essere la realtà proprio dell'inserimento di Andrea all'interno della classe e abbiamo cercato di dare supporto, è un po' quello che facciamo in dipartimento, di dare aiuto, supporto, un qualche strumento in più per aiutare gli insegnanti nel percorso. Per capire questo percorso, io scusate, sono molto universitario in questo istante, però spesso faccio dei laboratori, quindi mi piace interagire, no? Mi piace sentire anche il parere, perché penso che la didattica inclusiva, l'integrazione non parta soltanto da quello che è un'idea, parte anche da tante idee, da tanti spunti, parte dal capire bene la realtà del bambino, da come entra direttamente nella classe. Allora io parto direttamente dalle vecchie definizioni, no? Quella che è la definizione di deficit e quella che è la definizione di handicap, che ormai tutti conosciamo ma che spesso la trascuriamo. Non posso lavorare sul deficit perché il deficit è una lesione, okay? Una incapacità, una carenza delle proprie capacità di svolgere un'attività nei limiti ritenuti normali per un essere umano. Quindi io su questo non posso lavorare. Io posso lavorare esclusivamente sull'handicap perché il deficit non lo posso cambiare. Quindi vado a lavorare sugli handicap, quindi una condizione di svantaggio che deriva da un deficit, che può essere di diversi tipi, quindi può derivare direttamente dal deficit, ma può essere anche un tipo sociale, un tipo ambientale, ok? Su questo noi partiamo, fondiamo le basi su questo. Andrea entra nella scuola primaria dell'Istituto Pacinotti all'età di 6 anni, con un percorso direttamente dalla scuola dell'infanzia, quindi a partire dai 5 anni, con questo deficit, la paralisi cerebrale. Io ho cercato di far capire, abbiamo cercato insieme di capire bene anche qual è proprio il deficit, quindi capire su che cosa si andava realmente a lavorare. Sto dividendo in maniera molto brusca le due cose, l'aspetto diciamo di deficit e invece quello che è la realtà di Andrea, per far capire come proprio si possono, come le due cose devono essere integrate, ma in realtà su che cosa poter andare a lavorare. La paralisi cerebrale viene definita come una lesione definitiva, non progressiva né evolutiva. Compromette sempre una funzione motoria, colpisce un cervello maturo, di solito 0-3 anni, e le cause possono essere di tre tipi: prenatali, perinatali e postnatali. Io ne ho messe alcune, ma così in maniera proprio molto a grandi linee, in generale, quindi prenatali, madre con denutrizione, madre alcolista, madre adolescente, infezioni materne, radiazioni, farmaci, vaccinazioni somministrate male durante la gravidanza, stress materno, insomma tante possono essere le cause prima, okay, i prenatali. Perinatali, durante la fase dei 9 mesi, le ipossie, emorragie o traumatismi. Postnatali possono essere traumatismi, meningite, encefaliti, otiti acute, meningoencefaliti, convulsione febbrile o fattore H. Quindi diciamo che queste sono in maniera proprio molto brusca, okay, molto lineare, molto neurologica, vogliamo chiamarla così, di quello che è la paralisi cerebrale. In realtà quello che noi andiamo a osservare è quando entra Andrea alla scuola elementare all'età di 6 anni. In realtà ci troviamo di fronte a un bambino che sì, ha questo tipo di deficit, ma che in realtà è totalmente un'altra persona.
lo scopriamo man mano, l'hanno scoperto loro principalmente, ma noi abbiamo cercato di osservarlo piano piano e di aiutare, di trovare in questo suo percorso, dalla prima alla quinta elementare, fino adesso alla prima media, quali potevano essere degli ausili, appunto ausili amici, che potevano essergli utili per una cosa principale, quella che è la comunicazione. La comunicazione, e soprattutto dall'altro punto di vista c'era da interessarsi sulla integrazione, e integrazione prima, inclusione dopo. Lui Andrea è un bimbo, adesso io vi faccio vedere quelli che sono i suoi saper fare e quelli che sono i suoi non saper fare, in modo tale che chiediamo anche a voi magari uno spunto per capire che cosa avreste fatto voi al posto degli insegnanti o al posto nostro. Dopo vi spiegherà Elena e Anna, vi spiegheranno qual è proprio il vero percorso e quali sono stati gli ausili, però ci piacerebbe anche sapere voi che cosa avreste fatto. Adesso vi faccio vedere i suoi saper fare. Ora vi dico cosa dicono i medici di me, e questa è la diagnosi tra traparesi distonica ipercinetica, ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Quindi abbiamo anche un fattore di ipoacusia, è stato fatto un impianto, giusto? Un impianto cocleare, con, in modo abbastanza rozzo, posso dirlo, con un'antennina esterna che spesso si staccava, quindi bisognava ogni volta rimetterla praticamente dietro alla rete, quindi farmi leggere. Allora, Andrea sa ascoltare, sa muovere le dita della mano, sa piangere, sa esprimere le emozioni attraverso il sorriso e l'espressione triste, sa muovere un piede per toccarti e sa piangere in modo disperato se si sente bagnato. Queste sono quelle che sono state all'inizio le considerazioni che noi abbiamo fatto di Andrea. Abbiamo anche però dovuto definire quali sono i suoi non saper fare per capire bene. Io lo spiego sempre ai miei studenti, quelli che si accingono poi a diventare insegnanti di sostegno, dobbiamo analizzare prima la situazione, osservare bene per capire. Io non posso fare nessun tipo di attività se non analizzo, se non osservo, se non capisco. Noi abbiamo cercato assieme di osservare i suoi saper fare, ma anche i suoi non saper fare, che sono ovviamente di più. Io non so far capire agli altri i miei bisogni, non so camminare, né correre, né saltare, ovviamente, non so mangiare né bere da solo, non so andare in bagno da solo, non so tenere in mano penne, matite o altri oggetti della scuola, non so aprire un quaderno, quindi neanche un libro, né un diario, non so colorare, non so scrivere, non ho altra autonomia, non so vestirmi da solo, non posso manipolare oggetti. Di fronte a questo, ovviamente, Andrea arriva nella scuola e chiede: come potete aiutarmi? In una situazione simile, qualcuno ha delle ipotesi su come, un'idea o qualche spunto su come si può, come, quali potevano essere gli elementi da tenere in considerazione e quali possono essere gli elementi di aiuto? Noi chiediamo anche a voi. Prendiamo noi la soluzione. Proviamo, vi facciamo capire che cosa abbiamo fatto, che cosa hanno fatto gli insegnanti quando Andrea è entrato nella scuola dopo tutti questi elementi. Okay? Quindi passo la parola direttamente agli insegnanti di classe. Allora, prima di farvi vedere alcuni, farvi rivedere le immagini di alcuni saper-fare di Andrea in prima elementare, parto dall'assioma di Palo Alto. Il primo assioma della scuola di Palo Alto dice che è impossibile non comunicare, cioè qualsiasi atteggiamento, qualsiasi gesto può diventare una forma di comunicazione, quindi se non c'è comunicazione verbale, comunque qualsiasi atteggiamento può essere un messaggio che passa tra la persona e l'altra con cui cerca di entrare nell'azione. Può essere intenzionale, può non essere intenzionale, ma comunque un messaggio c'è. Allora, vediamo. Ecco. Innanzitutto l'espressione del volto. Andrea, come altri bambini che hanno le sue stesse difficoltà,
è in grado di comunicarsi le esclamazioni positive oppure quelle negative, con un'espressione del volto che a volte è anche molto marcata, felicità, soddisfazione, oppure disagio. Quindi la prima cosa, l'espressione del volto. E poi, come vediamo, il movimento della mano. Cioè, Andrea nel corso della prima elementare comincia a manifestare alcuni gesti con le mani, a cui lavorando con un'equipe viene attribuito il significato di sì quando l'indice è alzato, e noi cominciamo a vedere che quando lui vuole comunicare con noi e dirci di sì, lui utilizza questo gesto, nonostante le disonie, lui lo utilizza, e no quando il pugno è chiuso. Ovviamente la distonia rende difficile a volte utilizzare questa comunicazione, per cui si concorda un altro tipo di gesto, sempre con le dita. Questo diventerà il sì e questo il no. Andrea, allungandosi con la mano, ci fa capire che vuole comunicare. Questo è proprio un codice immediato che consente la comunicazione spontanea. Qua, come potete capire, sta dicendo di sì, infatti sta afferrando il pollice, e diventa spontanea. Chiunque può interagire con lui, è un gesto che utilizza tuttora nella comunicazione spontanea e immediata con qualsiasi interlocutore. Allora, no, sono tornata indietro. Vai alla successiva, mi serve. Sì, fai così perché si è fermata. Allora, ecco un altro gesto. Questo può sembrare non intenzionale. Durante un laboratorio organizzato in occasione di un'uscita a una fattoria, gli viene chiesto: Andrea, ma tu che stampo vuoi per il tuo burattino? E vedete che lui ne afferra uno scampolo. Questo gesto negli anni si evolverà perché è diventato l'afferrare, un modo per farsi capire che vuole comunicare con noi. Però questo gesto in realtà era già presente all'ingresso della scuola elementare. Allora, ecco, questo è ciò che naturalmente Andrea sa fare per comunicare. Ovviamente bisogna ricorrere alla comunicazione aumentativa alternativa, cioè quelle forme di comunicazione, strategie, tecnologie che consentono di incrementare ciò che Andrea sa fare e alle volte anche di trovare un'alternativa alla comunicazione tradizionale, quindi cercare modalità per accrescere la comunicazione e a volte anche modalità quindi diverse, non verbali. È questo? Sì. Allora, quali strumenti hanno accompagnato già nel suo percorso dalla prima alla quinta? Prima sarà un percorso di integrazione e poi proprio vediamo di totale inclusione proprio anche alla didattica della classe. Allora, primo strumento che accompagna Andrea all'ingresso della prima elementare, che arriva direttamente dalla scuola dell'infante, è il VOCA. Il VOCA è questo. È questo grosso bussaltone che è appoggiato alla sua sedia attraverso un'asta posizionata. Il VOCA consente, e questo è uno strumento monomessaggio perché Andrea non riesce a utilizzare quello dei sensori, quindi consente però di registrare dei messaggi, casi, strofe di canzoncine, sì e no, sono presente, e quindi gli consente di partecipare a tutti i giochi di accoglienza che si svolgono normalmente in una classe prima. Interessante, questa foto è mostra perché è stata scattata durante un momento ricreativo, una bambina gli chiede: Andrea, vuoi una bistecca? E è rimasto registrato il sì nel VOCA dall'attività precedente, e vedete che Andrea immediatamente preme sì. Quindi questo ausilio certamente gli facilita la comunicazione e l'interazione con gli altri. Ecco. Questi sono i simboli BCS di cui si è parlato anche nelle presentazioni precedenti. Sicuramente questi gli hanno consentito, quando finché Andrea non ha acquisito un linguaggio alfabetico, di comunicare con noi, con gli altri bambini, con i quali abbiamo cercato il più possibile di condividere questa modalità comunicativa. Se vedete, questo è un elaborato di Andrea, è un biglietto augurale che lui ha realizzato mentre in classe ogni bambino produceva il proprio. Ecco, in terza, bisogna dirlo dopo vi faremo vedere qualche filmato, Andrea non utilizza più il linguaggio BCS e gli altri linguaggi simbolici perché acquisisce la capacità di leggere e di scrivere, e in quarta
viene introdotto quello che vedete, quel codice, quella lettera, che gli consente di comunicare una serie di parole sempre utilizzando le dita della mano. Ecco, alla fine della quarta, strumento importantissimo, quello che porterà alla totale inclusione, è la lavagna interattiva multimediale. Questa lavagna mi consente di rimanere in classe sempre per tutte le attività proposte. Gli consente di leggere, gli consente di usufruire proprio dei libri di testo degli stessi compagni, perché attraverso i libri digitali possono essere le pagine proiettate in classe, servono a lui, servono agli altri, può portarsi a casa per studiare, e questo proprio è uno strumento che gli consentirà sempre di seguire le attività che vengono proposte ai compagni. Ecco, quello che magari è particolarmente importante è che ci sono gli insegnanti a fianco, no? Ma quello che è più importante è il supporto del compagno. In questo caso si parla proprio di integrazione, perché i compagni aiutano Andrea, lo supportano sempre nelle attività didattiche di ogni giorno, quindi la vicinanza di un compagno, l'affetto, la carica emotiva sono essenziali in questo caso, perché i compagni non solo sono degli aiutanti in questo caso, ma sono anche elementi fondamentali nell'apprendimento, diciamo in modo didattico, di Andrea. Ok, quindi quello che voi avete visto in tutte le foto, i compagni ci sono sempre. Sì. Tra l'altro, giorno per giorno ogni compagno svolgeva proprio la funzione di aiutante, quindi i suoi codici e i suoi linguaggi erano condivisi all'interno del gruppo classe, prima i simboli e poi anche altri tipi di segnali di linguaggio. Ecco, queste sono state le finalità più importanti di questo percorso, cioè migliorare la capacità di comunicare e certamente migliorare la qualità della vita, in quanto Andrea è riuscito sia a interagire di più con gli altri, ma anche proprio a migliorare il suo percorso di apprendimento, tanto è vero che la sua programmazione era la stessa dei compagni, cioè le metodologie differenti, ma le prove di verifica le stesse dei compagni, con risultati più che soddisfacenti. Queste modalità comunicative l'hanno seguito durante il passaggio al successivo grado scolastico, la lavagna interattiva l'ha seguito e quindi lo sta continuando il suo percorso di apprendimento sempre in crescita. Bene, adesso volevo... No, scrive comunicando a qualcuno che cosa vuole scrivere. Scrivere non l'ha mai acquisito. Può utilizzare questo codice manuale o può comunicare agli altri. Lo possiamo vedere comunque come scrive. Che cosa vuole scrivere? O può comunicare a un compagno che cosa vuole scrivere. E quando manca la parola, come in questo caso, quando io voglio fare un testo, devo dargli un testo strutturato, posso fargli scegliere tra un testo prodotto da un compagno e assieme a lui concordare, ad esempio, quali parole, quali frasi si vogliono modificare. Poi, con una serie, o utilizzando il codice manuale, proprio quello con la tabella di entrata, oppure dandogli le opzioni, un po' come si fa con l'ETA, cioè lui ti comunica la prima lettera della parola e tu cerchi di aiutarlo anticipandolo, e lui è in grado comunque di comunicare il suo pensiero. Sì? Allora, questo era il piccolo vocabolario che lui aveva in prima e in seconda e che gli serviva per comunicare. Ecco, queste vabbè erano le azioni. Cioè, abbiamo continuato ad usarli in alcuni casi, ma negli elaborati, nella scrittura, no. Adesso io ho un video dove lui svolge una prova di verifica, quindi posso farvelo vedere. È chiaro sì che l'autonomia da questo punto di vista è carente, quindi c'è sempre bisogno della mediazione di un compagno e di un adulto. Sì, sì, dimmi pure. Vieni qua, Marco. No, no, solo per quella che perché è una cosa. Allora, abbiamo già deciso con l'università che è l'Università di Modena e di Emilia, abbiamo un laboratorio Elastic dove creano prodotti sperimentali per la disabilità. Quindi il codice a 5 colori, che sono le 5 dita, 2 colori e una lettera, verrà, loro hanno già fatto il calcolo di una mano, faremo una mano in lattice dentro i sensori, quindi lui
toccando due codici con il colore, riuscirà a scrivere sul computer. Aspetta, a mettere giù questa carta. Stiamo portando avanti, se riusciamo, sì, sarà, cioè, per lui sarà un'ottima presentazione di scrivere, cioè, sai che sarà una cosa che già lo venga lì. Adesso le medie da noi, e stiamo portando avanti questo progetto, che secondo me è il nostro tentativo. È la più interessante che loro ci hanno lasciato, perché noi stiamo a scuola sullo stesso piano, perché abbiamo sempre avuto una connessione in diretta, informale, no, ma è già a casa da un tempo. Se vai avanti, non vedi che manca la gente. Sì, questo è un codice prodotto dal dottor Ponticelli. Insieme al dottor Castelli, perché Andrea soltanto non controlla quello che magari lo sa molto sulle tecniche, ma ti facciamo vedere se non ha nessun muscolo che riesce a controllare. Ha molte distonie. È stato un muscolo per il sì e per il no. Ecco. L'unica cosa che riusciva a fare era la pressione dell'adulto, e lo abbiamo dato un significato, come ha detto la mia collega, del sì e del no. Successivamente, con gli anni, abbiamo visto che invece riusciva anche ad aumentare, i 5 dita potevano dare 5 significati, era aiutandolo, quando aveva la distonia, aiutandolo, riusciva a tenere stretto bene il dito che voleva scegliere. A questo punto abbiamo cominciato a dare significato, ecco, alle lettere. Facevamo, vi felicito, no? 5 per 2, perché 5 per 5 è 25, avevamo 25 possibilità in italiano, solo 20, e allora riuscivamo a dare il doppio colore, c'erano 5, spesso 5 colori, scelti da lui, con una successione. E in ogni striscia c'era un gruppo che riprendevano la sequenzialità, no, dei 5 colori. Quindi, per dire, insomma, una lettera, una lettera la posizione della striscia, le colori della striscia, e anche la posizione della lettera. E poi, come si fa con l'ETA, ovviamente bisogna cercare di aiutarlo anticipando la parola quando è di chiaro pressione. Esatto, lì bastava che per lui anche scrivere in questo modo due o tre punti, allora aiutava noi, perché poi scrivere facendo il lavoro, anticipavamo noi, altrimenti chiedevamo un'ulteriore vetrina per andare avanti. Con il computer, con un preditore bastano due lettere per avere una scelta di parole interessanti. Questa è la prospettiva futura, cioè, abbiamo cercato per 5 anni l'ausilio che consentisse ad Andrea di comunicare col computer in maniera autonoma, ma le sue capacità motorie non lo permettevano. Adesso c'è questa sperimentazione in atto, dal momento che lui riesce a spiegare, si sta cercando, l'università sta cercando di produrre uno strumento proprio simile alle 5 dita, in modo che lui possa comunicare al computer con il codice a lettera colore, che poi per il computer è molto semplice perché è un codice binario, la lettera della parola. Volevo chiedere una cosa, è stato valutato sicuramente il bambino, visto che dobbiamo utilizzare un sistema di scansione, quindi sì, la possibilità sì, di dare un solo gesto, tipo anche la pressione stessa. Sì, non riesce a trattenere. Non riesce, non è... A molte distonie, ed essendo molto distonico. È molto componente la funzione motoria, esatto, per cui lui non riesce, cioè pure può afferrare una volta. Sì, però non... La seconda è già troppo faticata per tornare a ripetere il gesto, per cui... sì, magari la prima volta afferra, però se ti deve comunicare una parola o un messaggio, si stanca veramente troppo. Adesso velocissimamente vi facciamo vedere un pezzettino brevissimo di questo video, dove c'è proprio un'interazione. Guarda, vedete lavorare al computer e appuntarsi se l'insegnante non trova in classe. Sì, vai avanti e io vado avanti, e ne siamo prima volta tutto il tempo.
te lo ricordi? E poi dopo, guarda, e poi dopo abbiamo fatto il testo, e lì ci sono le domande, devi fare tutte le scritte. In fondo, e lì ci sono le domande blu, è un po' lungo, eh? Ecco, vedi? Qua ci sono le domande scritte in blu e le quattro risposte. E tu sai, che ci dico, in anno qual è la risposta? Io ti faccio poi vedere. Ti prova? Cioè ti abbiamo fatto le altre? Sì, che te la ricordi, vero? Molto bene. Allora, sei pronto per partire? Sei pronto per partire? Sì, poi la ripresa è particolarmente lenta, perché stavamo riprendendo anche noi. Sì. Benissimo. Allora, andiamo a vedere. Allora. Ecco, se vedete quello strano oggetto che ha posato vicino alla tastiera, noi eravamo alla ricerca di qualcosa che potesse sostituire la mano della persona e che fosse già un ausilio. Per cui le cose si ritrovavano quella specie di assina a cui avevamo attribuito un colore in modo che Andrea potesse utilizzare sempre il codice lettera colore. Allora, comincia un po' a leggere, fino qua, e poi quando sei pronto, mi dice sì, va avanti. Se mi tocca il codice, vuol dire sì. Vuol dire sì, vuol dire sono pronto. No, no. No, non ho capito. Non ho capito, poi a volte si possono dare anche più opzioni, quindi può essere rileggimi, non ho capito, non lo so. Cioè a volte lui non rispondeva e se trovo di verifico ovviamente dovevano essere proposte tutte domande chiuse. Se vedevamo che non rispondeva assolutamente, gli davamo l'opzione non lo so. E lui rispondeva non lo so. Io ho notato che le volte che lui ha risposto a una domanda, non lo so, tante volte non era presente in classe perché era malato. Quindi c'era proprio, cioè, aveva un senso la sua risposta, sì. Sì, sì, beh, infatti adesso non ve lo facciamo vedere tutto perché è particolarmente lento.